silenzio quando parla Luigi. Secondo... ecco, siamo. Ah, silenzio è giusto. Dove ci sei? Torniamo. Sì, dove? La Lazio vince. Tutto bene. Oggi sì. Oggi sicuramente è una partita molto importante per noi, questi punti molto importanti. Niente, continuiamo così, speriamo adesso domenica a fare altri 3 punti e vediamo dove siamo. Queste due partite, diciamo Catania e Sassuolo, si vede dove siamo, se guardiamo classifica un po' alta, diciamo, o bassa. Quindi queste due partite sono molto, molto fondamentali per il nostro campionato che prosegue. Sei tornato a segnare con continuità anche in campionato rispetto alla scorsa stagione. Cosa è cambiato nel tuo approccio alle partite oppure nell'avvio di stagione? Lo scorso anno forse un po' di difficoltà. No, ma secondo me secondo anno in un campionato è sempre più difficile, quindi ci vuole questa conferma e avversari ti conoscono e sanno quello che fai. E poi adesso è terza stagione qua nella Lazio che sto, e quindi diventa anche un po' facile per me, conosci i compagni, conosci tutto quanto e niente, spero continuare così con i risultati positivi, e quando fai qualche volta un gol ti fa piacere. Senti, ti aspettavi questa partenza della Lazio così un po' altalenata, no? Qualche sconfitta, la Lazio che ancora c'è stato delle competizioni, oppure era il vostro pensiero? No, ma se guardiamo l'anno scorso siamo partiti, diciamo, benissimo. Siamo prima parte del campionato e siamo stati due punti dietro la Juventus. Però secondo me i conti si fanno alla fine, vediamo. Oggi, questo anno non siamo partiti così come l'anno scorso, però neanche male. Quindi speriamo, o guardiamo da partita dopo la partita e vediamo alla fine dove siamo. C'è la Lazio anche per il terzo posto. Noi l'obiettivo è sempre fare meglio dell'anno scorso, quindi l'anno scorso siamo arrivati settimi o sesti, non mi ricordo più, quindi vogliamo migliorare su questo fronte. Quindi secondo me c'è squadre che giocano, ci giocano questi 5-6 posti, e io dico, e io vedo anche Lazio con questi squadre qua. Della gente, dell'ambiente, come vivete dal di dentro questo brusio, questo malumore nei confronti della Lazio che non ha iniziato benissimo il campionato, magari ci si aspettava qualcosa di più? Secondo me la domanda è, o risposta è lo stesso come prima. Non siamo partiti come l'anno scorso, però non noi siamo dell'ambiente, del brusio, del malcontento intorno a questa Lazio. Perché mi ricordo a Abruzzo di Cadore c'era tanta gioia, tanto entusiasmo, ma l'improvviso si è spinto. Sì, è vero, se un po', se vediamo anche oggi, stadio non stavano tanti tifosi. Io spero che prossime partite in casa, che vengono ancora di più, ci danno un mano. Secondo me i tifosi per noi sono molto importanti e speriamo che prossime partite lo vediamo ancora di più spettatori. Sassuolo per vincere, penalti. Io ho detto, queste due partite adesso vediamo, sono molto fondamentali per me, però Sassuolo oggi è pareggiato con Napoli, quindi sicuramente noi entriamo sempre in una partita per vincere, quindi non andiamo a Sassuolo e diciamo che vogliamo pareggiare o perdere, quindi noi ogni partita entriamo con questa mentalità che vogliamo vincere, quindi andiamo anche a Sassuolo e proviamo a dare tutto e proviamo a prendere questi 3 punti. Grazie.